si è distrutta culturalmente una popolazione. E si tratta precisamente di uno di quei genocidi culturali che avevano preceduto i genocidi fisici di Hitler. Se io avessi fatto un lungo viaggio, mettiamo, no? E fossi tornato dopo qualche tempo, andando in giro per la grandiosa metropoli plebea, io avrei avuto l'impressione che tutti i suoi abitanti fossero stati sterminati e deportati, sostituiti proprio nelle strade, nei lotti, da slavati, feroci, infelici fantasmi. Se io oggi volessi rigirare a Catone, non lo potrei più fare, perché non troverai più un solo giovane che fosse del suo corpo, nemmeno lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato se stessi in Accattone. Non troverai più un solo giovane che sapesse dire con quella voce quelle battute, perché non soltanto questo non avrebbe lo spirito e la mentalità per dirle, ma non le capirebbe nemmeno. Una nuova forma di potere economico ha realizzato attraverso lo sviluppo una fittizia forma di progresso e tolleranza. I giovani che sono nati e si sono formati in questo periodo di falso progressismo e falsa tolleranza stanno pagando questa falsità nel modo più atroce. Eccoli qui, in mezzo a noi, con un'ironia imbecille negli occhi, un'aria stupidamente sazia, un teppismo offensivo e afasico, quando non un dolore e un'apprensività quasi da educande, con cui vivono la reale intolleranza di questi anni di tolleranza. Non so, non so se un amico possa scherzare sopra tutto questo. Io non voglio fare profezie, però non posso nascondere di essere disperatamente pessimista. Chi ha manipolato e radicalmente, antropologicamente mutato le grandi masse contadini e operai, è un nuovo potere che adesso a me mi è difficile definire, ma di cui sono certo che è il più violento e totalitario che ci sia mai stato, perché cambia la natura della gente, perché entra nel più profondo delle coscienze. E se adesso io dico potere con la P maiuscola, è solo perché sinceramente non lo so in che cosa consista questo nuovo potere o chi lo rappresenta, ma semplicemente che c'è. Ecco, diciamo che non lo riconosco più né nelle forze armate, né nei potenti democristiani, né nel Vaticano. Non lo riconosco più, no, neanche nel Vaticano. Non lo riconosco più neanche nella grande industria, perché questa non è più costituita da un certo numero limitato di grandi industriali. Però, ascolta, però conosco, questo sì perché lo vedo e le vivo, alcune caratteristiche di questo nuovo potere ancora senza volto. Ad esempio il suo rifiuto del vecchio sanfedismo e del vecchio clericalismo, la sua decisione di abbandonare la Chiesa, la sua decisione di realizzare l'etonismo e la joie de vivre. Io credo, ma lo credo profondamente, che il vero fascismo, il vero fascismo, sia quello che i sociologi hanno troppo bonariamente definito la società dei consumi, una definizione che sembra innocua, no? Puramente indicativa, invece no. Se uno osserva bene la realtà, ma soprattutto se uno sa leggere intorno, negli oggetti, nel paesaggio, nell'urbanistica, ma soprattutto negli uomini, vede che i risultati di questa spensierata società dei consumi sono i risultati di una vera e propria dittatura, di un vero e proprio fascismo. Allora, durante il ventennio noi abbiamo visto dei giovani inquadrati in divisa, con una differenza però. Allora i giovani, nel momento stesso in cui si toglievano quella divisa e riprendevano le strade verso i loro paesi e i loro campi, ritornavano i giovani di 50, di 100 anni addietro, perché il fascismo in realtà li aveva resi dei pagliacci, dei servi, forse in parte anche convinti, ma non li aveva toccati sul serio, nel fondo dell'anima. Questo nuovo fascismo, invece, questa società dei consumi, ha profondamente trasformato i giovani, ha dato loro altri modelli di vita, altri modelli culturali. Non si tratta più, come all'epoca mussoliniana, di una irreggimentazione scenografica e superficiale, ma di una irreggimentazione reale che ha cambiato e mutato la loro anima. Il che significa, in definitiva, che questa società dei consumi è una civiltà dittatoriale. La responsabilità della televisione in tutto questo è enorme.
non certo in quanto mezzo tecnico, ma in quanto strumento del potere e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano dei messaggi, ma è un centro elaboratore di messaggi. È il luogo dove si fa concreta una mentalità che non si saprebbe altrimenti dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si è manifestato in realtà lo spirito del nuovo potere. Sia a livello della volontà e della consapevolezza, la televisione in tutti questi anni è stata al servizio della Democrazia Cristiana e del Vaticano. A livello involontario e inconsapevole, essa è stata al servizio di un altro potere che non coincide più con la Democrazia Cristiana e del Vaticano non sa più che farsene. Mai un modello di vita ha potuto essere offerto con tanta efficacia come attraverso la televisione. Il tipo di uomo o di donna che conta, che è moderno, è da imitare, da realizzare, non è descritto o decantato, è rappresentato. Il linguaggio della televisione è per sua natura un linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del comportamento. Ora, la proposizione prima di questo linguaggio fisico-mimico è la seguente. Il potere ha deciso che noi siamo tutti uguali. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza. L'uguaglianza infatti non è stata conquistata, ma è una falsa uguaglianza ricevuta in regalo. E allora non c'è dubbio che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista o le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere come con dolore un aratro rispetto a un trattore. Il fascismo, lo voglio ripetere, non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano. Questo nuovo fascismo, invece, attraverso i nuovi mezzi di informazione e di comunicazione, specie appunto la televisione, non solo la scalpita, ma l'ha lacerata, violata, bruttata per sempre. Ecco perché i potenti che si muovono dentro il palazzo e anche coloro che li descrivono, stando anch'essi logicamente dentro al palazzo per poterlo fare, mi sembrano dei grotteschi idoli mortuari, perché ciò che faceva la loro potenza, ossia un certo modo di essere del popolo italiano, non c'è più. Il loro vivere è dunque un sussultare burattinesco. In quanto potenti, essi sono già morti. La colpevolezza di almeno una dozzina di potenti democristiani da trascinare sul banco degli imputati in un regolare processo penale per una lunga serie di reati commessi non consiste nella loro immoralità, che c'è, ma consiste in un errore di interpretazione politica, nel giudicare se stessi e il nuovo potere di cui si erano messi al servizio. Errore di interpretazione politica che ha avuto conseguenze disastrose nella vita di questo paese. Ecco, però se è vero che i vecchi potenti democristiani sono stati lasciati indietro dalla realtà con indosso come una ridicola maschera il loro potere clerico fascista, anche gli uomini all'opposizione sono stati lasciati un po' indietro dalla realtà con indosso come una ridicola maschera il loro progressismo e la loro tolleranza. Ecco, ad esempio, uno dei luoghi comuni tipici degli intellettuali di sinistra è la loro volontà di sconsacrare, inventiamoci così la parola, di desentimentalizzare la vita. Ora questo si spiega nei vecchi intellettuali di sinistra con il fatto che sono stati educati in una società che imponeva loro false sacralità e falsi sentimenti, quindi era una reazione giusta, ma oggi questo nuovo potere non impone più questa falsa sacralità e questi falsi sentimenti. Anzi, è lui stesso il primo a volersi liberare. Il nuovo potere economico consumistico e permissista si è avvalso proprio delle nostre conquiste mentali di laici, di illuministi, di razionalisti, per costruire la propria impalcatura di falso laicismo, di falso illuminismo e di falsa razionalità. Si è avvalso proprio delle nostre sconsacrazioni per liberarsi di un passato che con tutte le sue atroci e idiote consacrazioni non gli serve più. In compenso, però, questo nuovo potere ha portato al limite massimo la sua unica possibile sacralità, la sacralità del consumo come rito e naturalmente della merce
come feticcio. Il nuovo potere non ha più alcun interesse a mascherare con interessi e altre cose ciò che Marx aveva smascherato. Concludo, perché però solo questo. Per quello che riguarda la Chiesa, poi, se molte gravi sono state le sue colpe, la più grave di tutte sarebbe quella di accettare passivamente la propria liquidazione da parte di un potere che se la ride del Vangelo. Allora, in una prospettiva radicale, forse utopistica, o forse è il caso di dirlo millenaristica, è chiaro dunque quello che la Chiesa dovrebbe fare per evitare una fine ingloriosa. Essa dovrebbe passare all'opposizione. Dovrebbe passare all'opposizione contro un potere che l'ha così cinicamente abbandonata, progettando senza tanti scrupoli di ridurla a puro folklore. Dovrebbe negare se stessa per riconquistare i fedeli o coloro che hanno un nuovo bisogno di fede e che proprio per quello che essa è l'hanno abbandonata, riprendendo una lotta che peraltro è nelle sue tradizioni, no? La lotta del papato contro l'impero, ma non per la conquista del potere. La Chiesa potrebbe essere la guida grandiosa ma non autoritaria di tutti coloro che rifiutano il nuovo potere consumistico, che è completamente irreligioso, totalitario e violento. E questo rifiuto che potrebbe simboleggiare la Chiesa ritornando alle origini, cioè all'opposizione e alla rivolta. O fare questo, oppure accettare un potere che non la vuole più, ossia suicidarsi. Concludo davvero. Ecco, sembra folle, ma il caso dei Jeans Jesus è una spia di tutto questo. Vi ricordate i Jeans Jesus? Ecco, coloro che hanno prodotto questi jeans e li hanno lanciati sul mercato usando per lo slogan di Prammatica uno dei 10 comandamenti: non avrai altro jeans al di fuori di me, dimostrano, probabilmente con una certa dose di cinismo, di essere già oltre la soglia entro cui si dispone il nostro modo di vivere, il nostro orizzonte mentale. C'è nel cinismo di questo slogan un'intensità e un'innocenza anche di tipo completamente nuovo, benché probabilmente maturata a lungo in questi ultimi decenni. E allora questo slogan non è soltanto la necessità di comunicare un consumo, ma si presenta, guarda un po', addirittura la nemesi che punisce la Chiesa per il suo patto col diavolo. In Italia, infatti, all'apparire di questi manifesti si sono levati alti lamenti, ma questa volta ai lamenti non è seguito nulla. La longa manus è rimasta inesplicabilmente inerte. L'Italia è tutta tappezzata di manifesti, rappresentanti severi, con sul soprascritto "chi mi ama mi segua, non avrai altro jeans al di fuori di me" e rivestiti appunto di jeans Jesus. Ora il vecchio potere democristiano si trova dilaniato fra questi due Jesus, la vecchia forma del potere e la nuova forma del potere. Il Gesù del Vaticano ha perso. Ora, a questo punto, nello spettacolo, per chi l'ha visto, io mi spogliavo completamente nudo, però per non dare l'opportunità a Rivera di scrivere 15 canzoni su questa cosa